Bella raga, sono le Stevie Osso. Stevie Osso. Raga! Bella raga! Vieni fin dietro, coglione! Bella raga, siamo le CDS, siamo tornate con un nuovo video. Questo è un video diverso dal solito e iniziamo! The only thing we know how to do. Ma che cazzo è? Cosa vuoi? No. Parole. Stavo dormendo io. Go out and read the stars. Bella ragazza, allora siamo qua. Io nonché lo speciale dei 2K. Ma non siamo da soli e a morire di caldo. Vabbè, cosa caldo. Ma stiamo morendo di caldo. Siamo qua con degli ospiti speciali. Che appunto, chiaramente, esatto, link del canale in descrizione e non solo, anche nei consigliati a destra. Quindi se volete. Esatto, pure qua. Qua, ok. Qua, ok. E niente, siamo qua per fare questo video qua, appunto, che sarà il Fact Time, dove vi avevo già annunciato molto tempo fa i 2000 iscritti. Per me sono quasi 3000, però un po' in ritardo, esatto, un po' in ritardo, però vabbè, non ho avuto, diciamo, modo di farlo prima, comunque vabbè. E loro sono le CVS e manca una componente, che però sì, anche da noi manca un componente. Chiara, esatto. Noi siamo Valentina e Sofì. No, caldo. Vabbè, noi manca Stefano, ragazzi, che voi lo conoscete come Deki, che è il nostro canale di classe. E raga, manca perché insomma deve fare delle sue cose, comunque cose abbastanza importanti, quindi non può essere qua quest'oggi, ma sarà qua in altro, che preoccupate, ma saremo qua con lui anche in altre occasioni. Detto questo, direi di cominciare subito con il video e ci becchiamo con le domande. Chiaramente le farò compagnia qui sotto e bella raga. Mi è venuta l'idea di iniziare YouTube, ce la fa Monster Gaming, che saluto. Come ci è venuta l'idea di iniziare a fare YouTube? Non avevamo niente da fare. Esatto. No, vabbè raga, allora era un periodo un po' strano della mia vita, nostra vita. Tua vita. Cioè in realtà allora io ho cominciato nel 2014, quindi molto tempo fa. Lui era ancora prima di me, se non sbaglio. Sì, prima. Però ci siamo conosciuti nel 2016. Vabbè, se dico così. Tu invece, quando ci siamo conosciuti? Noi ci siamo conosciuti in realtà nel lontano 2003. Praticamente noi ci conosciamo nella vita reale, no? Però tanti anni fa ci eravamo conosciuti su Xbox, no? E ci insultavamo ogni secondo, vabbè. E non è uno scherzo. Lo odiavo, veramente io questo ragazzo lo odiavo, ancora mi sta sul cazzo, ma non lo dico. E poi vabbè, ci siamo beccati. Ed è tutto vero. Ci siamo beccati a scuola proprio di fianco. E faccio: ma come ti chiami su Xbox? Mi fa Xblade. Ah. Tipo la mia faccia da così è. Ed è vero, tutto vero. Però il tuo canale ce l'hai dal? Ce l'ho dal 2015, ottobre 2015. Ok, quindi bene o male siamo tutti là alla fine. Loro invece allora, noi il canale l'abbiamo aperto da pochissimo, sì, tipo un mese, quindi ci sono abbastanza nuove. 170 iscritti in un mese, vabbè. Io non parlo, Che lei ne ha fatti 170 in 2 anni, quindi Allora, noi ha sempre incuriosito. Sì, cioè io e lei in verità volevamo già farlo dalla da un anno. Ma dalla prima superiore, no, tipo, dalla seconda, non lo so. No, un po' di tempo con un'altra nostra amica, però poi è andato tutto a portare. Tranquilli, tranquilli, abbiamo detto dai, allora apriamo questo canale e l'abbiamo fatto con un'altra amica che appunto oggi non c'è, sì, però ci salutiamo. Ciao Chiara, ciao, non ci manchi. Dai. Allora, poi abbiamo Dian, ciao caro, nonché nostro ormai amico della crew, vero? Esatto. Che ci chiede: come ti è venuta l'idea di fare lo youtuber, ma non solo? Chi è stato appunto il fondatore della X-Crew e se lo salutiamo. Chiaramente ciao Dian. Ciao Dian. Allora, beh, l'idea dello youtuber l'abbiamo già detta, quindi penso che sia giusto. Ok. Vabbè, allora sapete già, noi pure, chi ha fondato la X-Crew? Eric. Nessuno. No, però chi ha detto perché non formiamo io. O te o Eric? No, io ho detto. Diciamo che i boss siamo io e lui, ma allora, diciamo che nel nostro gruppo orale il capo non esiste. Cioè, siamo, vabbè, per modo di dire, boss. Siamo un gruppo che vuole essere appunto gruppo e basta. Cioè non esiste un capo, non c'è un contratto, non ci sono ste cagate qua.
ci divertiamo, facciamo video insieme, punto e basta. Se uno non vuole più stare appunto con la crew e si stanca, prende, esce e di certo non butta fuori l'altro per appunto facendo il capo, roba del genere. Quindi nessuno dei due è il boss, chiaramente l'idea l'ha avuta uno, penso sia stato lui a scuola, sì. Ma eravamo tutti d'accordo e niente, poi ci siamo fatti tutti gli occhi praticamente uguali con i colori diversi, però questa era la X-Crew nata così. Voi avete una crew? No, siamo sole. Esatto. Poi abbiamo Francesco M. Chi è M? Potrebbe essere, ma vabbè, non voglio dire più niente, magari mi confondo, non voglio far figure. Che ci chiede, Fox Crew, vabbè, qua si parla, allora qua entriamo nell'argomento videogiochi, quindi magari entriamo e usciamo. Esatto, rispondiamo, entriamo e usciamo. Allora, essendo che la One X ha superato definitivamente la potenza della PS4, secondo te... Fox Crew, essendo che la One X... Ancora. Ha superato definitivamente la potenza di PS4. Secondo te la toglieranno dal mercato oppure le case produttrici ridurranno appunto gli aggiornamenti? Allora, essendo che allora lui raga non capisce perché lui se ne intende di altro. No. Lui, io scelgo lui. Secondo te la One X sarà appunto che è superiore, no? La console più potente al mondo. Potrà, diciamo, ammazzare la PS4 e farla togliere dal mercato oppure rimarrà costantemente alla PS4? Allora, secondo me rimane, per forza, perché c'entra il cazzo. Risponderò onestamente. Rispondo onestamente. No. Perché? Perché la One X sì è più potente, però non c'ha esclusive. In più gli utenti di PS4 sono tanti, ma tanti. Cioè, gioca con mio nonno la PS4, per farvi capire. Quindi, secondo me, no, la PS4 continuerà ad avere aggiornamenti. È normale, se no sarebbe come prendere per il culo quelli che hanno provato la PS4. Adesso per dire. Quindi non faranno aggiornamenti. Per quanto riguarda la One X, sì è più potente, ma se giochi ti danno solo forza Motorsport e altri giochi di cazzo. Cioè, una cosa bella la fanno esclusiva. Ok. Quando vi siete conosciuti tutti voi, intende tutti e quattro della X-Crew. Però io aggiungerei quando ci siamo conosciuti anche con loro, no? Che siccome sono qua con noi, beh, allora... Io ora! Allora, ci siamo conosciuti, prima parto con noi, in prima superiore in un'altra scuola. Cioè, allora, io non mi voglio dire cosa è successo nella mia vecchia scuola, però per chi mi segue da tempo lo sa, io sono stato, diciamo... Non ho avuto una bella esperienza il primo anno di superiori con la mia scuola, quindi l'ho cambiata un anno dopo e sono andato in un'altra scuola. E in questa scuola qua ho conosciuto quello lì, questo qua e un altro della crew. E ragazzi, è stata una cosa bellissima perché quello che non ho trovato nell'altra scuola l'ho trovato appunto in questa. E ci siamo trovati molto bene a lavorare insieme, ci stiamo trovando tuttora. Domani si scioglie la crew, sicuro. Niente, quindi siamo qua e ci piace portare avanti quello che abbiamo creato. Diciamo che siamo un po' come una barca che sfocia in mezzo al mare da un piccolo fiume. Ci stiamo provando comunque. Voi invece come ci siamo conosciuti? Allora, lui l'abbiamo conosciuto perché era un amico, ora adesso non lo so, di una mia amica. Allora una volta siamo usciti tutti insieme, io ho portato anche lei. Invece sì, loro... Un anno e mezzo fa. Sì, due anni fa. Vabbè, invece loro li abbiamo conosciuti oggi. Ecco. E sono qua a casa mia perché, vabbè, chiaramente sono loro della crew e quindi sono qua. In realtà, sono qua perché voglio giocare a GTA 5 in ultra. Io con Peppa Pig. Tu? Io con mia nonna. Che cazzo di? Io con lei. Okay. E anche con lei. Prenderai la Xbox One X? Certo che sì. Tuo videogioco preferito di sempre? Allora, a me piace un sacco Minecraft, però dopo un po' che ci gioco mi viene mal di testa. E se no, Call of Duty, sì. Modern Warfare 2, non so parlare, non so l'inglese, però... Strabello. Mi piace un sacco. È quello preferito anche di Stevie. Ciao Stevie, comunque bella. Dai, ma io no. Ok, lei no. Vabbè, io parlo per me, oltre che ho poco tempo per giocare, e giocavo quando avevo tipo 15 anni, ogni tanto. Ora che non ho molto tempo, vi posso dire che mi ha colpito un gioco che è appunto Batman Arkham Knight. Perché mi ha molto colpito, diciamo, il rapporto storia e gioco. Filmati, comunque, raga, veramente un capolavoro. Ottimizzato col culo, ma comunque un bel gioco. No, un capolavoro, raga, niente da dire. Diciamo che già che gioca sulla tua psicologia, tu scuoti il gioco di parole, però è veramente una cosa spettacolare. E te, Gabri, invece? Sicuramente il mio gioco preferito è quello delle Barbie, perché c'è una grafica assurda. Poi i modelli poligonali delle... che avete capito, sono bellissimi. Scherzavo, sicuramente il mio gioco preferito sarà... GTA 5. Grand Theft Auto. Vabbè, quello è un Grand Theft Auto 4. Mi ha colpito e non preferito.
lo vogliamo mettere un mondo enorme dove puoi fare quello che vuoi. Il mio preferito? Need for Speed. Vero, vero, Need for Speed. E ha scritto anche quello nuovo, Payback, si chiama, mi sembra. Sì, Payback, sì, però fa cagare a lui. Allora, hai mai giocato a calcio? Se sì, in che ruolo? PS salutami. Ciao, chi mi ha chiesto se ho giocato a calcio con l'immagine di Clash Royale, visto che non c'è il tuo nome. Vabbè, fa niente, scusami. Non ho messo Telegram, questo qui poi. Non ho mai giocato a calcio, uno perché... Allora, lo seguivo quando ero piccolo. Non mi interessa particolarmente giocare a calcio, l'ho sempre e solo, appunto, sottolineo, seguito con i miei parenti, ma ora in poi, cioè diciamo, da quell'ora in poi ho perso quell'attrazione che avevo verso il calcio. Quindi no, voi avete mai giocato a calcio? No. Io? Cioè, ho fatto tutti gli sport del mondo, ma a calcio. Io ho giocato così a caso, ma non ho mai seguito un corso di calcio. Ti avevo giocato a calcio? No. Giusto. Poi abbiamo Distrutt. Siamo tornati dopo che un po' di macello, la videocamera è esplosa. E niente, siamo tornati qua. Comunque, allora, siamo arrivati a MikeIta98 che ci chiede... Ah, cazzo, questa no. Leggiamo l'altra. Sei felice di far parte della X-Crew? Felicissimo. Non ci facciamo parte. Esatto. Sei felice di far parte delle CDS? Ovvio. raga, per forza. Tu invece sei felice o no? Sì. Sì. Siamo un gruppo di amici, quindi per forza. Perché no? Giusto? Perché no, sì. Ok. Poi abbiamo anche un altro caro nostro iscritto che senza nome, comunque un saluto a MikeIta. Purtroppo non ti posso rispondere alla prima domanda. Park Screw, qual è il tuo youtuber preferito? Qual è il mio youtuber preferito? I miei youtuber, il mio gruppo di youtuber preferito sono i Mates. Allora, a me piace un sacco Rosalba. Ne ho uno preferito. Ok, te Gabri? Io ne ho due e basta preferiti. Il primo in assoluto è Michael Righini. Il secondo è X. Ma va a cagare. E i secondi sono i The Show. Perché Michael Righini? Perché Michael Righini innanzitutto è una persona umile. Umilissima, una persona dalla Madonna. Ma chi più sinistra che non è? Madonna, raga. E seconda cosa, è bravo. Lui faceva cortometraggi, adesso si sta più spostando sui mediometraggi, lungometraggi. È bravissimo, un ottimo attore. Adesso sta facendo Fuga dalla morte 2, che io devo guardare assolutamente. Allora, poi c'è Alan, il nostro amico Alan, che ci chiede chi ha fondato la X-Crew. L'abbiamo già detto prima. Lui, non si sa. Sì, avete già letto. L'abbiamo fondata in due, raga, praticamente. Comunque, bella Alan e un saluto ad Alan. Di dove siete? PES? Io... Milano. Nella Gran Milano. Ce l'ho anche scritto nella descrizione del mio canale. Anche loro. Anche noi Milano. E lui non si sa. Lui? Tu. Milano. Io dell'Africa. No, di Milano. Ok. Akenato, come vi siete conosciuti X-Crew? Già detto. Ale Brambi 45, bella Ale. Bella Ale. Fox Crew. Come hai avuto la passione per YouTube? La passione, cioè in che senso la passione? Cos'è che ti ha spinto? Se, tipo, perché c'è questa passione? Saluto, mi sono un po' fun lol. Bella Ale. Bella Ale. Posso cominciare io che tanto te. La passione mi è venuta perché io amo tanto fare, cioè io amo tipo montare i video. Praticamente ho preso da Michael Righini in pratica, cioè guardavo molto Michael Righini da piccolo. Mi vengono i video così in mente. Quindi metto nel blocco note e poi ci nasce 500 per il tempo di fa. Voi? Avete un blocco note, avete qualcosa? Sì. Ma cioè, noi non siamo molto esperti, è un mese che li facciamo. Hanno fatto più iscritti loro che io. Siamo ancora. Abbiamo una passione perché ci piace ancora metterci lì a montare le video. Ci piace, stiamo dietro tanto. Ci piace. Tanta roba. Comunque, Neck Blue ci chiede dove hai conosciuto Eric. A scuola. Abbiamo già detto, ci fate le stesse domande. Raga, a scuola. Quando fate le domande, vedete quelli che l'hanno fatte anche prima. Perché abbiamo fatto un canale dove avete fatto le domande. Alle domande? Raga, tipo, sul server nostro di Discord c'è una sezione domande fact time, no? Ecco, cercate di guardare quelle che hanno fatto prima la gente così da non rifarle uguali. Però comunque non è uguale. Alla fine lo posso anche ridire. Dov'è che l'ho conosciuto a scuola?
in prima superiore tre anni fa, sì, 2 o 3 anni fa. Spero che questo video vi sia piaciuto veramente veramente tanto, ci ho messo un secolo per editarlo, però secondo me ne è valsa davvero la pena. Vi ricordo che vi lascio tutti i canali in descrizione, come appunto state vedendo in questo periodo mi sto facendo molto più sentire su YouTube, di questo ne sono veramente fiero, spero che continui così, anche se non è il massimo in questo periodo appunto come periodo in sé, però vabbè, fa niente, voi non c'entrate nulla, quindi mi devo comunque un po' far valere anch'io e diciamo portare contenuti o portare qualcosa comunque per voi. Comunque raga, ci sentiamo al prossimo video, un saluto da Blade. Raga, un saluto a tutti e ciao belli!